Buonasera e benvenuti al TG Prato. Parliamo dei parcheggi, del parcheggio a pagamento del nuovo ospedale di Prato, perché c'è stato l'ennesimo incontro per cercare di ridurre la tariffa oraria. Siamo all'ennesimo rinvio, ma sul tavolo c'è l'ipotesi di pacchetti, di abbonamenti. Ci spiega tutto Nadia Tarantino. Un altro nulla di fatto, l'ennesimo. Le tariffe del parcheggio del nuovo ospedale di Prato restano invariate ancora. L'incontro tra l'assessore regionale al diritto alla salute Luigi Marroni e i rappresentanti dei comuni di Prato, Pistoia e Massa, a Assente Lucca, l'altra città dei quattro nuovi ospedali della Toscana, non ha portato a nessuna soluzione, ma solo ad un'ipotesi che sarà discussa e valutata nelle prossime ore. Abbonamenti di varia durata a tariffe ridotte per i visitatori che hanno necessità di recarsi più volte all'ospedale. In attesa di conoscere nel dettaglio il listino prezzi, l'assessore alla salute del comune di Prato, Luigi Biancalani, ha parlato di ottima proposta. La soluzione, ha detto, non è ancora definita, ma potremo chiudere presto la partita. Una partita che si gioca da ormai un anno, da quando cioè al parcheggio dell'ospedale Santo Stefano è stata istituita la sosta a pagamento. Lo slittamento non spinge il comune di Prato a mettere in moto le ruspe, come annunciato nelle settimane scorse dal sindaco, che aveva lanciato un ultimatum alle parti promettendo l'immediata realizzazione di un parcheggio gratuito esterno all'area ospedaliera. Questa volta sul tavolo c'è una proposta concreta, la valuteremo, ha detto il sindaco Biffoni. Intanto attendiamo anche offerte precise sulla tariffa oraria giornaliera. Certo è che tempo qualche giorno la questione dovrà trovare una definizione. L'assessore Marroni è ottimista, la riunione di oggi ci ha avvicinato molto a una conclusione positiva e alla soluzione di questo problema. Biffoni non accantona l'idea del parcheggio gratuito, se l'offerta riporta prezzi calmierati le tariffe del parcheggio, bene, altrimenti sono già pronti 300.000 euro per sistemare via Foscolo e costruire un'area per la sosta gratuita. Se poi riusciamo a trovare l'accordo, procederemo solo per via Foscolo e quello che avanza dei soldi messi da parte lo utilizzeremo peraltro magari per le scuole. Ancora episodi di violenza ai danni di cittadini cinesi. Nella giornata di ieri sono state due le vittime dei malintenzionati. Alle 8:30 in via Filzi, una giovane cinese di 27 anni è stata scippata della borsa da un uomo che era a bordo di uno scooter e che poi è scappato via. Alle 14 invece è toccato a un cinese di 43 anni che in vicolo di Cortevecchia è stato aggredito da 5 magrebini. L'uomo è stato picchiato e poi immobilizzato a terra. A quel punto gli aggressori gli hanno preso il telefono cellulare. Sono scappati. È stato necessario l'intervento del 118 per medicare il 43enne. In entrambi i casi sono intervenute le volanti della questura. E a proposito di sicurezza, oggi il consigliere di Prato Libera e Sicura, Aldo Milone, ha lanciato una serie di attacchi al sindaco Biffoni, sia sul possibile arrivo di 250 profughi a Prato, che secondo Milone sarebbero sistemati in centro, che sull'imminente assunzione per 2 anni di 15 vigili pagati dalla Regione Toscana al servizio. No a 250 profughi nel centro di Prato, lo afferma Aldo Milone, capogruppo di Prato Libera e Sicura, sostenendo che la prefettura stia contattando agenzie immobiliari per reperire interi stabili, prevalentemente nel centro storico, per ospitare i profughi in arrivo. Una presenza che secondo Milone mal si concilia con lo stato di salute di questa importante parte di città. Mettere altri 250 a fare cosa secondo voi? Cioè questi che cosa faranno dopo in centro? E questa è la domanda che vorrei porre a Biffoni. Ma Biffoni, capisco che l'arrivo dei profughi dipende dal governo centrale, ma qualche volta si vuole incavolare con questo governo, come gli ho chiesto anche sulla sicurezza, o accetta di tutto? Cioè, o qui bisogna accettare l'aeroporto, bisogna accettare i profughi, nonostante l'alta percentuale di immigrati in rapporto alla popolazione presente in città. Ecco. Ma veramente se ci segaro, Matteo, batti un colpo. Sicurezza, rapporto tra centro e periferia tirano in ballo anche la prossima assunzione di 15 agenti di polizia municipale per 2 anni, grazie ad un finanziamento regionale di 2 milioni di euro. Una spesa inutile per Milone. Primo anno tra corsi, decreto del prefetto per il rilascio del porto d'armi. Tra l'altro, tenete presente, verranno attinti da una graduatoria di Firenze, immagino che non saranno pratesi. Questi per conoscere il territorio ci impiegheranno un anno, conoscere relativamente. Io prima ho fatto una battuta in conferenza stampa, non vorrei che questi mandati, lui li vuole mandare nelle circoscrizioni, in periferia, che vanno nella zona di Casale e Iolo, dovranno poi telefonare al comando per farsi indicare la strada per rientrare.
in ufficio. E l'occasione per incavolarsi, usando il termine di Milone, è offerta già domani mattina, perché è fissato per domani l'incontro al Viminale tra il sindaco Matteo Biffoni e il ministro dell'Interno Angelino Alfano. Biffoni, delegato ANCI per l'immigrazione, insieme con il presidente Piero Fassino, si confronterà con il titolare del Viminale non soltanto sui temi inerenti all'immigrazione, ma anche sulla sicurezza urbana. Dalla presidenza del Consiglio stanno già arrivando delle prime risposte concrete, sottolinea Biffoni, ma continuiamo comunque a ribadire le nostre necessità. Prato è una città importante e merita la giusta attenzione. E lasciamo ora il tema della sicurezza, parliamo delle perquisizioni che sono state fatte ieri a casa della consigliera comunale del PD Lombardi, perché indagata per favoreggiamento nell'arresto, nelle indagini che riguardano il compagno della figlia. Ci spiega tutto Claudio Vannacci. La casa di una consigliera comunale del PD, Roberta Lombardi, è stata perquisita dagli agenti della squadra mobile di Prato su delega della procura. La politica risulterebbe indagata per favoreggiamento nella latitanza del compagno della figlia, Domenico Piccolo, arrestato nei giorni scorsi nelle Filippine, dove era scappato prima che diventasse definitiva una condanna a 6 anni e 6 mesi di carcere per violenza sessuale su minori. Anche la figlia della Lombardi è indagata. Piccolo è stato condannato per aver molestato alcune bambine della sua squadra di volley quando era allenatore. All'epoca dei fatti, tra il 2004 e il 2005, le bambine avevano appena 10 anni. Prima che la sentenza passasse in giudicato, l'uomo era scappato dall'Italia, rifugiandosi all'estero, dove era stato poi raggiunto dalla compagna. Secondo gli investigatori, Roberta Lombardi avrebbe inviato denaro e aiuti alla coppia per consentire la latitanza di lui. Secondo quanto si apprende, ci sarebbero altri indagati nella cerchia familiare dell'arrestato che avrebbero